Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. O Sant'Egidio, sei venuto dall'Oriente sino a noi per testimoniarci la gioia del Vangelo con la preghiera e l'amicizia verso chi è debole, malato e indifeso. Seguendo il tuo esempio, tanti hanno incontrato il Signore e amato i più poveri. O beato Egidio, aiutaci nelle difficoltà della vita a trovare conforto nella vicinanza del Signore e nell'amicizia dei tuoi santi. Thank you.
All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. O Dio, che hai chiamato Sant'Egidio a cercare con tutte le forze il regno dei cieli nella via della perfetta carità, concedi anche a noi che confidiamo nella sua intercessione di progredire nel cammino del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi al capitolo secondo. Fratelli, lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio
Nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio, per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in un giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta, che cosa vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E il demonio lo gettò a terra, in mezzo alla gente, e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Per l'annuncio di questo santo Vangelo siano perdonati tutti i nostri peccati. Fratelli e sorelle, e questa piazza questa sera raccoglie anche un po' tutti quelli che sono sparsi, bisogna dire quasi letteralmente, nei quattro angoli della terra, che sentiamo così profondamente uniti a noi in quel vincolo vero, profondo, invisibile, eppure così reale, che è la comunione. Viviamo con gioia particolare la memoria di Sant'Egidio. Celebriamo infatti oggi un anniversario davvero importante, 1300 anni dalla sua morte, avvenuta nel sud della Francia, dove è sepolto. È un'occasione privilegiata per ringraziare. Non dovremmo mai perdere nessuna per farlo, anzi, ne abbiamo tantissime per ringraziare, perché ringraziare ci aiuta a vivere bene, è cosa buona e giusta, come si dice nella liturgia, si recita nella liturgia, ed è anche fonte di salvezza, perché chi ringrazia poi vive meglio lui e fa star meglio gli altri. Ringraziare ci aiuta a ricordare i doni che abbiamo e ci libera dalla tentazione molto facile di essere presi dagli affanni che ci fanno perdere la parte che non sarà tolta e che ci rendono vittimisti, tanto da non accorgerci della vicinanza di Dio, come la Marta del Vangelo. Ringraziamo per un dono che è nostro, appunto, dei quattro angoli della terra, ed è personale, come la cosa più intima e preziosa che ognuno ha e che ci aiuta a rendere prezioso il prossimo amandolo. Ma è un regalo comune che ci fa vivere in un'unica casa con tante stanze unite anche se lontane. E nonostante il nostro peccato siamo suoi, perché Dio è sempre più grande della nostra miseria. E l'amicizia qui non finisce mai, lo diceva un vecchio e commosso amico della comunità, Baldo Vinay, perché è la scelta di Dio di essere amico che ci permette di essere una famiglia,
e di esserlo in tutte le nostre scelte, perché è quella più importante di tutte. Sant'Egidio è una casa e non una sede. Io rimasi sorpreso, a dire il vero mi prese un colpo, per certi versi il colpevole del colpo ovviamente non era lui, ma perché era appunto un anno fa e ricevetti una chiamata di Andrea. Io pensavo così, gli faccio gli auguri di Sant'Egidio, in realtà lui proprio il giorno di Sant'Egidio, un anno fa, mi disse che Papa Francesco aveva annunciato che mi avrebbe creato cardinale. Ma era chiaro per me, l'ho capito dopo a dire il vero, la coincidenza. Eminente è la comunità. Quello che ho è per l'amore che ho ricevuto e tutti siamo titolari di questa casa che ci unisce al Vescovo di Roma e alla sua casa che presiede, alla sua chiesa che presiede, che dobbiamo tanto amare. Nel piccolo seme dell'inizio era nascosto un albero grande che Andrea ha visto quando sembrava impossibile, perché ha creduto che la parola è efficace e lo ringraziamo di tutto cuore insieme a Marco e a quanti, come direbbe l'Apostolo, si affaticano per noi. Preghiamo sempre gli uni per gli altri e anche per chi ha il servizio della comunione in una famiglia così grande, davvero universale, davvero i quattro angoli della terra, e che ci chiede a tutti ancora di più di non far mai mancare la nostra amicizia e vicinanza. Sant'Egidio è un albero davvero grande che vuole offrire riparo in un mondo segnato da interessi oscuri, potenti, che lo minacciano pericolosamente, che lo rovinano, attraversato da tante pandemie alle quali la comunità non si è mai abituata, che non ha ignorato, che non ha affrontato senza fretta con il distacco dei funzionari. Con il male non c'è tempo da perdere. Quando lo subiamo noi non c'è tempo da perdere, ma vale anche per gli altri. E Sant'Egidio non ha smesso di avere fretta di raggiungere tanti uomini mezzi morti e per certi versi un mondo mezzo morto, per i quali se si perde tempo significa anche perdere quella metà della vita che gli era rimasta, questa volta persa per quel bandito che è l'indifferenza. In questi mesi così difficili e pieni di solitudine e paura, abbiamo capito ancora di più e abbiamo visto ancora di più la forza di umanità di Sant'Egidio e come non possiamo sciuparla con un amore scarico di passione tenendola per noi. Sant'Egidio è vissuto in un mondo completamente diverso dal nostro e potremmo pensare che non ha niente a che fare con la nostra vita. Ma l'amore supera sempre le distanze, il tempo, le differenze, perché viene da Dio. E la santità, cioè l'amore di Dio riflesso nella nostra umanità, così com'è, non finisce mai e dura dopo di noi. Sant'Egidio non andava certo in giro con l'aureola, ma certamente gli altri lo cercavano perché pieno di amore, perché trasmetteva un amore che lo rendeva attraente e luminoso, perché era forte, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, autorevole, come chi è vuoto delle sue parole e pieno delle parole di Dio. Era un greco, come abbiamo cantato nel tropario, che prese sul serio il Vangelo e si sentiva a casa dappertutto, come la comunità. Dalla Grecia andò dall'altra parte del mondo di allora, la Francia e anche la Spagna. In Catalogna ci sono alcuni santuari dedicati a Sant'Egidio. Era un ricco che si fece povero perché, come sempre avviene con il Signore, aveva trovato tutto.
Era un uomo di preghiera intensa, perseverante e allo stesso tempo attento agli altri. Accoglieva tutti, specialmente i più poveri, quelli che avevano bisogno di protezione. Non si faceva mettere paura, diciamo intimidire, dai violenti e dai ricchi, con i vari modi di farsi intimidire. Anzi, se questi lo incontravano proprio perché non si faceva intimidire, capivano e diventavano diversi, perché non era presuntuoso ma potente, come abbiamo ascoltato prima nel Vangelo, forte, pieno dell'intelligenza di Dio. Resisteva alla loro violenza e difendeva la cerva, amica sua. Costruì un monastero, cioè una comunità di persone. Nessuno di noi all'inizio conosceva chi fosse Sant'Egidio, e ancora adesso stiamo perfezionandoci. Nei primi anni della comunità spesso domandavano ad Andrea, chiunque della comunità, che cosa avesse fatto di tanto particolare questo Sant'Egidio da prendere il suo nome. Me l'hanno chiesto adesso scendendo dal treno, un signore mi ha detto: io ho letto tutto di Sant'Egidio, ma quindi era per la cerva che insomma, comunque sì. Abbiamo scoperto che ci rassomiglia moltissimo. Potremmo dire è la lettura che facciamo noi, no? No, ci rassomiglia proprio. Perché chi ama il Signore non diventa mai uguale agli altri, un po' come avviene a chi ama se stesso, che alla fine diventa proprio banale, banale e così uguale l'uno all'altro. Ma chi ama il Signore non diventa mai uguale agli altri, ma scopre che siamo fratelli, che è bello esserlo, che capisce che siamo, come tra fratelli, figli della stessa madre e vive la gioia di essere insieme. E fratelli, poveri e ricchi, uomini e donne, malati e non, giovani e vecchi, bambini e adolescenti, tutti possiamo ascoltarlo e aiutarci a mettere, ascoltare il Vangelo e aiutarci a metterlo in pratica, imparando che ognuno di noi ha sempre qualcosa da dare agli altri. Che gioia allora un santo così e avere un nome che ci unisce. Il suo nome rende importante il nome di ognuno e fa crescere in noi, anche dopo tanti anni, la voglia di essere migliori e la scelta serena di tirare fuori il meglio di noi. Sant'Egidio era uno che compiva tanti miracoli e quella forza di cui abbiamo ascoltato, e ci insegna a compiere le cose grandi dei discepoli di Gesù, che non possono avere un amore mediocre. Raccontano le storie antiche di persone che erano in grandissima difficoltà, come i prigionieri, come i condannati a morte, che pronunciavano il nome di Sant'Egidio e venivano liberati e protetti. Un'altra storia parla di Sant'Egidio che apparecchiava in terra per i poveri quella mensa che Gesù apparecchia per noi in paradiso. Il suo nome fa compagnia nelle difficoltà, è come luce nel buio, fa sentire importanti anche nella debolezza più grande perché amati, come accade a tanti nostri fratelli che purtroppo vivono distanti e in condizioni di pericolo. Rappresenta la pace. E quanti invocano Sant'Egidio perché sono sommersi dalla terribile tempesta della guerra. Allora, infine, il Vangelo che abbiamo ascoltato ci parla di un uomo che non era padrone di sé perché posseduto da uno spirito che rovinava il suo cuore e la sua relazione con gli altri. Gesù ripara, guarisce, fa tacere la divisione, è forte, è potente perché ama. Costruisce e ricostruisce una relazione di amore, gli uni con gli altri, ci dona il potere di liberare il mondo dai tanti spiriti di divisione, di odio, di violenza, di solitudine. Restituisce
a noi stessi e agli altri. Ecco perché Sant'Egidio era ed è protettore dei deboli, difensore di chi non sa come fare, delle persone che hanno sofferenze psichiatriche e spirituali, di quelli che invocano la pioggia contro il deserto. Sant'Egidio è un patrono, cioè un protettore, qualcuno che pensa a me, che non mi dimentica, che mi prende sul serio e per il quale sono importante tanto che viene in mio aiuto. Continua a proteggere la cerva dalla violenza dei tanti re e di ogni arroganza dell'uomo che si crede padrone del prossimo e dell'ambiente. Quante persone non hanno un patrono che li difenda? Allora oggi celebriamo con gioia il nostro patrono, capiamo che siamo amati dal Signore e scegliamo di essere noi protettori per gli altri, perché forti dell'amore che il Signore ci ha affidato. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza, per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Fratelli e sorelle carissimi, raccolti nella festa di Sant'Egidio, preghiamo Dio Onnipotente perché ascolti le nostre invocazioni e le esaudisca. Nel giorno anniversario di Sant'Egidio, grande intercessore dei poveri, ti ringraziamo, Signore, per il dono del suo nome e per la testimonianza di questo santo, eredità preziosa per la vita della nostra comunità, che la festa di oggi, che ci vede uniti a tutti i nostri fratelli, muova i nostri passi a testimoniare ovunque la tua compassione, senza porre alcun limite e senza lasciarci intimidire dalle barriere. Benedici, Signore, il nostro Vescovo, Papa Francesco, e sostienilo nella missione che gli hai affidato. Ti preghiamo per il Cardinale Matteo e tutto il popolo che hai raccolto. Ti preghiamo, Signore, per la Chiesa, dalle la forza per comunicare sempre il Vangelo e compiere le opere di misericordia che le hai indicato. Ti preghiamo, Signore, per l'intercessione di Sant'Egidio per tutte le nostre comunità, perché siano luoghi di speranza per i deboli, i poveri, per chi è prigioniero, per chi è profugo e per chiunque attraversi le tempeste della vita. Proteggi la comunità dal male. Signore, cancella le passioni, gli odi, le divisioni, e aiuta l'umanità a ritrovare i sentieri della pace e della fratellanza. Rendi forti i sentimenti di riconciliazione nel tempo che stiamo vivendo, segnato da una pandemia che sta ancora colpendo tanti paesi. Libera il mondo dalla guerra. Accogli, Signore, le nostre preghiere di questa sera, e concedici ogni giorno di venerare la tua parola, di servire l'umanità sofferente, di amare il prossimo senza paura. O Dio, che hai reso il tuo servo Egidio intercessore misericordioso
per la remissione dei peccati e la guarigione delle malattie di tutti gli uomini. Concedi anche a noi la liberazione dai pericoli e la desiderata pace. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale, nel ricordo di Sant'Egidio, e fa che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, diventiamo ricchi di te, unico bene. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. E rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Padre misericordioso. Tu ci hai donato il tuo Figlio Gesù Cristo, nostro fratello e Redentore. In Lui ci hai manifestato il tuo amore per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi. Mai egli si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli. Con la vita e la parola annunziò al mondo che tu sei padre e hai cura di tutti i tuoi figli. Per questi segni della tua benevolenza noi ti lodiamo e ti benediciamo e uniti agli angeli e ai santi cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, 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 santo. Thank you.
ti glorifichiamo, Padre Santo, tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in questa ora in cui il Cristo, tuo Figlio, ci raduna per la Santa Cena. Egli, come discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il pane della vita e il calice della salvezza. Rendici perfetti nella fede e nell'amore, in comunione con il nostro Vescovo, il Papa Francesco, con il suo Vicario Angelo e il Vescovo Matteo. Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. Infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che ci impegniamo con amore al servizio dei poveri e dei sofferenti. E la tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano alla speranza di un mondo nuovo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna, dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli, i martiri, Sant'Egidio e tutti i santi. Innalziamo a te la nostra lode nel Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Oh.
Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. La pace che il Signore ci dona ce la scambiamo con il cuore e con lo sguardo. Beati sono gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare a tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Preghiamo. Guidaci, o Padre, nelle vie del tuo amore con la luce e la forza di questo sacramento. Conferma l'opera che hai iniziato in noi e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Vorrei rivolgere un augurio e un saluto a tutti noi qui in piazza, a chi è in Basilica e a tutti coloro che sono collegati da ogni parte del mondo per questa grande festa. Caro Andrea, grazie per l'ispirazione che dai ogni giorno alla vita della comunità. Caro Don Matteo, prete romano a pieno titolo, prete romano trasteverino, collaboratore stretto di Papa Francesco, titolare di questa chiesa di Sant'Egidio in questo speciale anniversario. Ci voleva una festa così per i 1300 anni del trapasso di Sant'Egidio, ma anche forse per festeggiare il tuo primo anno di cardinalato. E questa è la vera sorpresa. Non posso ora scendere in troppi dettagli, come Matteo avrebbe detto qualche tempo fa. Meglio. Poi te lo dico dopo. Ringrazio anche Vincenzo e Ambrogio che concelebrano in questa liturgia così bella, così solenne, in cui finalmente abbiamo anche avuto il permesso dal governo e dalla CEI di rafforzare il coro per le liturgie. Ma vorrei ringraziare per i tantissimi messaggi scritti, video, via social, personali che oggi ho ricevuto e abbiamo ricevuto. È un'emozione essere qui stasera e abbracciare idealmente tutte le nostre comunità, come ha detto Don Matteo, una grande famiglia di comunità. È la memoria di Sant'Egidio, una memoria che è stata legata per secoli a un uomo e via via a un santuario come il più famoso nel sud della Francia, oppure a un eremo, a una chiesa, a tanti luoghi che via via si sono costruiti, creati attorno a questo santo in Europa. Una memoria europea, un santo europeo. Ma lasciatemi dire che è così, ma non è più così, perché oggi questa memoria ha superato i confini europei ed è legata non più soltanto a un uomo, a un santo, è legata a una comunità, almeno noi così la sentiamo, è legato a tante comunità che sono parte della stessa famiglia, una famiglia universale. E tutto ciò che Sant'Egidio ha rappresentato nella storia, la protezione dei poveri, dei piccoli, delle malattie, dei naufragi, dei flagelli della natura, delle pandemie, tutto ciò che Sant'Egidio ha rappresentato come protezione, oggi la nostra comunità lo vive e lo vuole vivere nel futuro. Ed è provvidenziale che sia così. Ed è provvidenziale che sia così in questo tempo, perché la risposta a un tempo difficile come il nostro è non essere soli e non lasciare solo nessuno e sapere che siamo tutti, come dice Papa Francesco, sulla stessa barca. La risposta a questo tempo è la comunità. È essere comunità e anche essere comunità di Sant'Egidio ed è popolare di comunità le nostre città. Per questo è molto bello che non sia più soltanto la memoria di un uomo, di un santo, ma sia la vita di una comunità che da lui prende il nome. Per questo chiediamo a Sant'Egidio di proteggere, di far crescere nel mondo la nostra comunità
e di far crescere nel mondo lo stile della nostra comunità, perché c'è uno stile della comunità di Sant'Egidio che è segno di protezione verso tutti coloro che ne hanno bisogno. Ci doni, Sant'Egidio, la benedizione di non essere mai soli, di costruire ogni giorno comunità che non vivono di virtualità, ma di realtà. Viva Sant'Egidio! Chiniamo il nostro capo al Signore per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi. Rimanga sempre. La gioia del Signore sia sempre la nostra forza. Andiamo in pace.